Ricorre oggi la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Questa mattina la solenne celebrazione nella chiesa di Santa Maria di Betlemme a Sassari. Ad officiare Monsignor Gianfranco Sava, arcivescovo della diocesi. Hanno partecipato inoltre le massime autorità cittadine, il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, il questore Diego Buso, il sindaco Nanni Campus, il comandante dei Carabinieri della provincia di Sassari Dioniso De Masi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Cavallaro e il comandante della polizia locale Gianni Serra. Gli uomini dell'Arma in servizio in congedo, delle associazioni combattentistiche d'arma, con numerosi cittadini che hanno voluto presenziare la cerimonia per omaggiare i carabinieri. La ricorrenza venne ufficialmente proclamata da Papa Pio XII, che fissò la celebrazione della festa in questa data. Il ricordo della Madonna fu così legato alla battaglia di Cuqualber, evento bellico del 21 novembre 1941, che rievoca il sacrificio cruento del primo battaglione carabinieri Zaptié in Africa orientale per la difesa del caposaldo di Cuqualber, evento che valse all'Arma dei Carabinieri il conferimento della seconda medaglia d'oro al valor militare. La cerimonia annuale è anche un momento di raccoglimento per tutti i carabinieri d'Italia che ricordano e celebrano i caduti dell'Arma che, tenendo fede al giuramento prestato, hanno saputo compiere il loro dovere fino all'estremo sacrificio. Nel corso della ricorrenza è stata celebrata anche la giornata dell'orfano. Nel corso della ricorrenza è stata celebrata anche la giornata dell'orfano, che rappresenta per l'istituzione e per l'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri l'occasione per dare alle famiglie dei colleghi caduti nell'adempimento del dovere un forte sostegno morale e un segno di particolare vicinanza.